Il Consiglio regionale, in occasione dell'ostensione della Sindone e della visita del Papa, ha curato con l'Università di Torino il volume Gli Ex Voto, arte popolare e comportamento devozionale, di Renato Grimaldi, Simona Maria Cavagnero, Maria Adelaide Gallina. La pubblicazione, presentata il 15 maggio al Salone del Libro, nasce da una ricerca che ha fotografato, schedato e analizzato oltre 6.500 ex voto dipinti nel solo territorio piemontese. Come è nata questa pubblicazione e soprattutto che cosa ci consegna? Allora, questa pubblicazione è nata sul finire degli anni 70, quando ho seguito uno dei miei primi seminari presso l'Università degli Studi di Torino e a partire da allora abbiamo raccolto, alla data attuale, circa 10.000 tavolette votive dipinte. Sono state tutte schedate, analizzate, elaborate, ovviamente fotografate. Ci consegnano queste tavolette votive dipinte che vengono consegnate ai vari santuari per grazia ricevuta. Dicevo, ci consegnano le trasformazioni sociali, economiche e culturali del territorio in cui si trovano. Entrare in un santuario è come entrare in una macchina del tempo. In effetti, se si riesce a leggere questo oggetto della cultura popolare, è possibile vedere appunto quali sono state le trasformazioni e soprattutto come la storia di persone delle nostre zone si sono incrociate con la grande storia.